Il conflitto purtroppo sta andando avanti, ci sono sempre più persone che hanno bisogno di aiuto e di certo la Caritas e la diocesi non si stanno tirando indietro. Certamente la diocesi ha fatto un grande lavoro grazie alla grande generosità di tutta la popolazione di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, e su tre fronti. Il primo fronte nella immediata emergenza, inviando questi tir, e con questo siamo al quarto o quinto tir, e circa 100.000 kg di roba tra viveri, materiale sanitario, materiale per l'infanzia e materiale igienico. E poi lavora sul campo della raccolta delle offerte con il fondo diocesano, che andrà a costituire il fondo internazionale di Caritas sia per ora gli aiuti di emergenza, ma anche poi per la ricostruzione e tutto quello che ce ne sarà bisogno. E il terzo filone sul quale lavora Caritas è l'aiuto alle famiglie ospitate ucraine qui sul nostro territorio, perché attualmente sono 45 famiglie circa che ospitate da parenti e amici sul territorio, che aumentando il numero dei familiari si trovano in difficoltà, e quindi c'è l'aiuto di Caritas. Oltre a questo, Caritas è entrata nel progetto di Caritas internazionale per l'accoglienza con i ponti umanitari di Caritas, mettendo a disposizione sul territorio di Arezzo 26 posti letto di accoglienza tra San Firenze, la parrocchia di San Firenze e il centro di accoglienza di Notteto, appositamente predisposto per l'accoglienza degli ucraini. Ecco, lo vediamo qui alle nostre spalle, dicevamo il quinto carico in partenza, importante il suo tramite perché giungono alla diocesi dalla quale appunto proviene lei. Sì, arrivano alla sede della Caritas, della diocesi di Hydro Kitchen, sì, da dove provengo io, dove ho fatto seminario, dove si trova Hydro Kitchen, dove si trova la sede della diocesi, si trova all'incirca un'ora dal confine con la Bielorussia e un'ora e mezzo, meno di due ore, dal confine con l'Ucraina. Questo gesto sicuramente è un gesto di vicinanza, è un gesto molto importante, un gesto di solidarietà, anche se siamo di chilometri lontani, ma con il cuore, con il pensiero sempre vicino.